40 anni e non sentirli. Io direi magari avere 40 anni. No, 40 anni e non sentirli sono gli anni della Vivi Città, che si corre nella giornata di domani in tante città italiane, una di quelle corse che veramente dimostrano proprio il voler coinvolgere la gente comune. Io ricordo, ero un ragazzino quando arrivò Vivi Città, e insomma era la corsa proprio del popolo, tra virgolette. Do il buongiorno a Laila Mousa, responsabile dell'ufficio manifestazioni della WISP. Ciao Laila. Buongiorno, buongiorno, e grazie di averci ospitato. No, grazie a te, anche perché oggi tu avrai un compito duplice, quello di raccontarci tra poco, naturalmente, questa edizione Pat Monster, perché è la 40ª di Vivi Città, Movimenti Sostenibili, ma anche perché ci aiuterai con la traduzione dell'ospite, dell'altro ospite, che è Mogens Kirkeby, che è presidente ISCA, l'International Sport and Culture Association. Good morning, Mr. Kirkeby. Thank you for accepting our invitation. In a minute, we will ask you some questions. Good morning. Good morning, Italy. Thank you. Vado però prima a Laila, perché 40 anni, 1984-2024, Vivi Città. È riuscito sempre a cambiare qualcosa nel proporsi ogni anno. Ma a mio parere, ne parlavo con il presidente e peraltro Tiziano Pesce, insomma, che ospitiamo da sempre in questa trasmissione, ho sempre detto è uno zoccolo però duro, resta in Vivi Città, ed è quello dello sport, diciamo così, per il popolo, per la gente comune, mi verrebbe da dire. Certo, perché l'idea principale attorno alla quale nasce Vivi Città è proprio questa, quindi il coinvolgimento non solo inizialmente anche dello sport di prestazione, ma di tutte le persone che vogliono praticare sport, che vogliono correre, ma anche camminare, perché ricordiamo che Vivi Città, a fianco alle gare competitive di 10 km, ha tantissime migliaia di persone che partecipano alle camminate ludico-motorie. Insieme, in alcune città partono addirittura contemporaneamente sullo stesso percorso gli atleti competitivi e le persone che fanno la camminata ludico-motoria, quindi in un mix fantastico che fa vedere tutte quelle che poi sono le sfaccettature dello sport per tutti, quindi la partecipazione, il benessere e anche una competizione sana, perché non è certo da escludere. Ed è quindi questa la fotografia, e come dicevi tu, sempre evolvendosi e sempre focalizzandosi su quello che è anche un tema di attualità: la solidarietà, la pace, la sostenibilità, certo, ambientale. Quanto mai, come si dice, all'ordine del giorno oggi, perché dove tocchi tocchi, sulle guerre, sull'ambiente, c'è veramente tantissimo da fare, e lo dicevamo prima, con lo sport si può fare molto. Una domanda, sì. Ti chiedo poi subito la translation con Mr. Kirkeby, è fare uno sport non è solo un gioco, ma è un investimento per la nostra salute, quindi sì. che cosa possiamo fare, che cosa pensa il presidente peraltro di questa ente che a livello internazionale si occupa proprio di sport e cultura. Mons, hi Mons. Hello, nice to have with me here. Sport and health, the sport for the promotion and the caring of the health. Your thoughts about? Yeah, wherever I come across the world and meet people, we are all the same. We want to have a happy and healthy life. And one way to be in better health is to be physically active. And we know from the grassroots sports sector that physical activity gives mental, physical and social health. And it's also our task to, so to say, convince public health sector to include physical activity and sport organization more in the prevention. So we need manifestations
that can show many people participate, and we need the health sector to be more open to integrate physical activity. Okay. Okay. In sintesi, quello che dice, che ha detto Mons, è che chiaramente lo sport è un veicolo importantissimo per la salute fisica, ma per la tutela della salute pubblica. Certo. Di fatto l'attività sportiva, le persone crea anche un risparmio per la salute pubblica. È un investimento vero e proprio. È un investimento, esatto. Per quello, dice Mons, è importante che vengano diffusi il più possibile questi eventi, questo tipo di manifestazioni che includano tutti per promuovere lo sport di base. Un'altra domanda che vorrei fare invece riguarda l'Europa, no? Le istituzioni europee, diamo un po', come si dice, un respiro anche a livello proprio dell'organizzazione del nostro ospite. Le istituzioni europee possono fare molto, qualcosa hanno fatto per incentivare l'attività fisica dei cittadini, aiutare chi si muove in questi ambiti, però ancora molto c'è da fare. Ok. Mons, we talk about Europe, European institution. They did something, but they could do more. Can you explain us what they could do? Yeah, I think it's important to remember the objective of the European Union is to bring peace and well-being to its people. That's stated in the objective. But it's difficult in different countries to have integrated physical activity into the health sector, and it's even more difficult when you get to a European level. But the sport program in Europe is a grassroots sport program. It shows sport participation, and if we get, so to say, enough European parliamentarians who are interested in this and want to promote sport in the health and other departments of the European institution, I think we can make progress, but it's difficult. Certo. E lui praticamente ovviamente ricorda che il benessere dei cittadini europei, la pace, uno degli obiettivi del Parlamento europeo dovrebbe essere quello che è uno degli obiettivi dell'Unione Europea, e quindi garantire il benessere dei propri cittadini. Il settore dello sport di base contribuisce a questo benessere. Quindi i programmi che il Parlamento europeo, attraverso gli organi preposti, dovrebbe promuovere sono proprio quelli che mirano all'implementazione dello sport di base. Questo è insomma, è il nodo, no, che bisogna ancora un po' sciogliere, perché poi è praticamente questo un po' la problematica che ci portiamo dietro. Abbiamo praticamente ancora due minuti. Oh. Ma tra l'altro, insomma, Mr. Kirkby andrà in gara dove? Sì, ricordiamolo. Sì. Mons, you are in Ferrara. Tomorrow I will be in Ferrara, and hopefully I will run the race Vivisita in Ferrara Centre. Yes. Beh, congratulations. Lui ci ha proprio chiesto di partecipare, di correrla la Vivisita. Di correrla, sì, di essere un partecipante, non di guardare. E quindi sì, si trova in Italia e parteciperà a Ferrara, dove ci sarà una bellissima gara. Loro tra l'altro organizzano intorno alla gara anche un villaggio dello sport per tutti, quindi è comunque un evento a tutto tondo quello a cui parteciperà Mons. Bello, bello davvero. Guardate, facciamo che ci ritroviamo prossimamente per parlare di questi temi, anche perché insomma lo abbiamo raccontato molto anche in questa trasmissione di oggi. Con lo sport poi si verificano cose bellissime e si veicolano davvero grandi temi e grandi ideali. E allora, thank you very much, Mr. Kirkby, for your being with us this morning. Welcome, thank you. E grazie naturalmente a Laila Mosa, che è responsabile dell'ufficio manifestazioni WISP, che oggi abbiamo fatto lavorare doppiamente anche per una traduzione più veloce e simultanea rispetto a quella che avrei potuto fare io.